rispetto agli altri anni, è già il secondo anno che vi serviamo, nel senso che è praticamente appena uscito sul mercato, invece di aspettare un anno, perché ci siamo fatti bravi. E quindi, perché cosa succedeva? Che assaggiavamo Sassicaia a marzo, le persone mi chiedevano: c'era la bottiglia? No, perché erano le ultime, ovviamente in un anno il vino finisce, quindi se uno aveva anche la voglia di comprare qualche bottiglia non c'era. Quindi oggi invece giochiamo un po' d'anticipo e insomma, possiamo chiedere tutti insieme a Carlo se veramente ci piace di mandarci le altre bottiglie. Stavo pensando che qualcosa ce l'abbiamo, ma a parte gli scherzi è effettivamente un esercizio un po' più difficile, perché assaggiare questi vini prima di quando sarebbe il loro periodo ottimale, bisogna avere un pochino più di pazienza, bisogna perdonare qualche sbavatura, qualche nervosismo, qualche mancanza di precisione, però bisogna essere anche abbastanza bravi nel capire quando ci si rende conto della qualità di quello che siamo in bicchiere. Non che sia difficile capire la qualità del Sassicaia, ma chi è che lo assaggia per la prima volta stasera? Una persona, no, a forza degli anni siamo riusciti a farlo assaggiare, però c'è una persona, giusto? Che per la serata si è anche tutta capire di più, Carlo, nota, ecco, che giustamente è blu, pantone, Sassicaia. E quindi ecco, è un vino, io ho sempre detto che le persone, ai tempi in cui negli anni 90 il vino diciamo italiano fece il suo grande passaggio qualitativo, c'era l'equivalenza che il vino più buono era quello più scuro, più concentrato, più ricco, più speziato, e c'era tantissimi vini, soprattutto in Toscana, che venivano costruiti in questo modo, cioè quindi vini in cui c'era più di tutto, estrazione, concentrazione, barrique, ossigenazione, quindi erano veramente le marmellate, e agli occhi del pubblico era un gusto abbastanza semplice da capire, cioè più scuro era più buono era, e Borghi per molti anni è vissuta di questa Cabernet Merlot contro Sangiovese o Nebbiolo magari in altra parte d'Italia, quindi era immediatamente vedere, si vedeva che il peso specifico, il colore, la qualità. Solo che col Sassicaia tutto questo in realtà si è pensato molto più difficile da capire, perché avendo, come ci ha parlato Carlo, le vigne più in alto, le zone più fresche, le zone anche più difficili da coltivare, erano prima o poi sempre un vino molto elegante, molto fine, che andava completamente in controtendenza a quello che è lo stereotipo del vino che andava di moda all'epoca. Quindi Sassicaia, che come tutte le grandi cose nascono da delle rivoluzioni, da delle ribellioni se vogliamo, come tutte le grandi tradizioni nascono da un'innovazione, questo ce lo scordiamo, no? Quando c'è tutto, ci attacchiamo spesso al passato, anche quando c'è cosiddetta crisi, no? Però è inutile, la crisi, se continuiamo tutti a fare la stessa cosa che facevamo prima, non si risolve. E lo stesso diciamo succede nel vino, quando si hanno grandi risultati è perché qualcuno ha deciso di andare controcorrente, di cambiare il paradigma, ma cambiare lo scenario, in uno scenario dove la Toscana dominante era diciamo quella centrale basata sul Sangiovese, il coraggio di puntare sul Cabernet, quando il Cabernet era considerato un vino da erano vini considerati da avvinazzati, veneti e quello e quant'altro. Quindi all'epoca il Cabernet non aveva tutto questo appeal che c'ha adesso, cioè adesso scommettere sul Cabernet non è scommettere, no, è andare sul sicuro. All'epoca era un atto rivoluzionario, ma 50 anni prima, perché in Cina più o meno Mario cominciò negli anni 50-60, quindi insomma in realtà prima di arrivare alla bottiglia Sassicaia del 68 non è che le cose nacquero in un giorno. Sassicaia sono stati i primi a usare i barricchi in Italia, cioè adesso lo abbiamo più scontato, ma se le importavano loro all'inizio dalla Francia, in Italia le barricche non sapevano nemmeno che cos'erano. Quindi anche quella è una rivoluzione, il fatto di andare a usare queste molto piccole di legno profumato che ospitavano i capelli. Dicevo, pochi anni prima, alla fine del 1800, un pazzo a Montalcino decide di fare un vino da tutto Sangiovese. Il pazzo si chiamava Clemente Sarti, aveva una farmacia, poteva permettersi di fare queste follie, e nacque Brunello. Cioè, quindi non è che purtroppo non abbiamo una storia pluricentenaria come in Francia, no? Noi facciamo adesso l'Expo nel 2015, la seconda Expo si svolse nel 1855 a Parigi e fu presentato ai famosi Cru Classé del Bordolese, cioè già all'epoca si sapeva quanto costava Margaux, quanto costava Palmer, quanto costava Cheval Blanc, cioè pensate
il tempo abissale che ci separa da loro. Ecco, quindi pensare che un vino che nasce in una zona considerata solo buona per arrivare ai cinghiali arriva dopo dal 68, diciamo, si può dire in meno di 20 anni, con l'anno 85, a rivaleggiare e battere i colleghi francesi sul loro stesso campo, era praticamente un miracolo, diciamo, che ovviamente in Cina si poteva permettere, perché non è che dipendeva dal vino, diciamo, arrivare a fine mese, però sicuramente la probabilità contro tutto e contro tutto. Una premessa, diciamo, doverosa, perché assaggiare Sassicaia è assaggiare anche un pezzo della storia della nostra viticoltura, cioè tante aziende oggi in Toscana anche non esisterebbero se non fosse esistito quella congiuntura particolare che ha fatto nascere questo vino. Detto questo, è un vino molto personale, molto che racconta se stesso ancora prima che il territorio. Per chi lo conosce si riconosce ogni anno, cioè questo carattere è sì un vino mediterraneo, un vino è sia bordolese, che si sentono ovviamente le influenze sia del Cabernet Sauvignon che del Cabernet Franc, anche se è piccola parte, queste note di peperone costolito che sono appena accennate, ma soprattutto le grandi note di frutta molto matura, la fragola, il lampone, confettura tutta effettiva in questa fase. Poi considerato che il 2012 è stata un'annata piuttosto calda, quindi gli aromi del Cabernet sono ancora più balsamici del solito. Quindi queste note di eucalipto, di mela, di eucalipto, di menta, di anice, qualche sensazione che sembrano finocchietto selvatico. Ci sono profumi, però sentite come è diverso dal Guidalberto, no? Lui era un grande vino, ma magari più vicino a quello che era l'idea del più facile da capire. Invece Sassicaia è sempre più un gentleman, no? Più distinto, non lo noti subito, ha quella quintessenza che si dice l'eleganza, no? Che si chiede, ed è proprio fatta di questo. Per capirlo appieno, però, la cosa migliore è sempre vederlo, no? Al di là delle chiacchiere, il naso, ecco, se dite in bocca da cosa si riconosce, insomma, Sassicaia, sicuramente il tannino, c'è una quantità di tannino veramente abbondante, cioè tanti, vedete la bocca come viene continuamente solidificata, sia la lingua che, diciamo, un po' tutto il palato, però è quel tannino perfettamente maturo, cioè che pizzica perché stiamo vivendo il 2012. Ma non è sgraziato e non è fastidioso nemmeno ora, cioè questo è un vino che, ripeto, è bottigliato da 2-3 mesi, pochissimo, forse no, 2 mesi addirittura, è bottigliato ora, in quest'anno, quindi veramente ai limiti dell'infanticidio davvero, però obiettivamente questo tannino è già piacevolissimo, cioè si capisce dove andrà a parare, cioè questo è un vino che sicuramente sui 20-30 anni si fa sicuramente, però nonostante quello i grandi vini, i palati un po' esperti, ma anche quelli meno esperti, lo capiscono subito, per questa è una bottiglia che in due sicuramente non è arrivata nemmeno al secondo, se la pide all'antipasto. È un vino piacevole, ritmato, con questi ritorni anche lì un po' marini, un po' iodati, questa sensazione di frutta che riempie la bocca ma non appesantisce. Eravamo tutti d'accordo che Alberto fosse un grandissimo vino, però ovviamente ancora nei confronti del Sassicaia è sempre a questo ruolo, purtroppo, ma da solo risolverebbe una serata anche Guido Alberto. Certo, per il Sassicaia per le occasioni speciali ha una finezza, un'eleganza, una qualità. Per capire poi la stoffa anche di questa annata, sentite da quanto dura in bocca, no? Io sto continuando a parlare, l'ho sentito qualche secondo fa, ma ancora me lo ricordo. Cioè, un vino che ancora continua nel palato a lasciare una traccia proprio di aromi fra appunto il bosco, il sottobosco, la marena, la ciliegia, queste note speziate che continuano. Quindi un vino dissetante, piacevole. È un vino che ha anche una struttura, una forza, classica sia bordolese ma soprattutto toscana, è quello che è bello, che veramente mettete un Sassicaia. Ora io sono tornato da due giorni a Bordeaux, ho assaggiato 120 Chateau, diciamo, in 2 giorni, faticoso ma fino a un certo punto, perché è sempre un piacere assaggiare certe cose, però sinceramente lo mettete lì nel mezzo, sono convinto che anche voi riuscite a riconoscere qual è toscano e qual è no. E quindi questa è veramente la cifra dei grandi vini, cioè raccontare se stessi, quindi raccontare un po' tutto quello che sta dietro il sogno di Mario Cinque, di Nicolò poi che lo porta avanti, raccontare un territorio.
territorio che lui ha contribuito a ambientare, perché 30 anni fa a Bondi nessuno ci pensava nemmeno ad andarci in vacanza, adesso c'è la fila, diciamo, per stare giù al mare dove nessuno pensava ad andarci. Quindi un vino che racconta se stesso, il sogno di chi l'ha fatto e il territorio che lo rinasce. Quindi questa è proprio l'idea di terroir, il terroir alla francese, no? Che mette insieme il vitigno, usato il cabernet, l'uomo che decide di fare alcune azioni, di portare avanti un vino, e il territorio, che è la cosa più bella, il fatto che questo vino giri per il mondo, rappresenti l'Italia in tantissime occasioni, ci rende orgogliosissimi come toscani e anche orgogliosissimi, diciamo, come italiani, il fatto che questo vino diventi un po' il nostro ambasciatore del mondo. Poi l'azzurro, quindi insomma qui questo colore celeste, blu, comunque ci tocca in qualche modo. Quindi lasciatelo pure un pochino nel bicchiere, ce n'è un altro po', quindi passiamo un attimino a... però veramente se costa, ma insomma 150 euro nell'ottica in cui insomma un televisore costa 5.000 euro, mi sembra che sia a volte un investimento si possa fare, da lasciare in cantina ma anche da ogni tanto regalarselo nelle occasioni particolari, perché il vino veramente riesce a raccontare tanto di sé e anche delle persone che hanno lo sforzo. Grazie ancora, buon proseguimento.